Visto che è mattina e io ho una vetrata pazzesca, aia, in camera mia, ho deciso... Già, no, ma amore, ma che problemi hai? Ho deciso... Ma sei stupido? Ma... Scusate, un cane con dei problemi. Ma cos'hai? La pallina. Niente, in pratica ho deciso di registrare senza accendere alcuna luce e di mettermi qui davanti alla videocamera a farmi importunare dal mio cane, che non so che cosa voglia, anzi lo so perché vuole giocare con la pallina. Questo è... Aspettate. È l'unica, perché sennò ho fatto il video facendo... Questo è un video dove vi parlerò e vi racconterò un po' di cose che ho rimandato per un po', ma mi avete chiesto in tanti. E il perché l'ho rimandato per un po' è perché vi parlo di un po' di... scusate, di tutti i miei piercing. E l'ho sempre rimandato perché trovo che rispetto al tatuaggio, che ormai sia un po' più normale, il piercing è sempre un po' giustamente, cioè giustamente comunque per alcuni non è visto benissimo perché comunque è un ago che trapassa la pelle per lasciare un gioiello e bla bla bla. Ma ho deciso di parlarvene, sia in maniera positiva che in maniera negativa, vi dico tutto quello che penso e basta, perché comunque so che tantissimi di voi sono adolescenti, quindi magari sono sempre lì a pensare vorrei, magari non posso perché i genitori piuttosto che... Allora, io ho 32 anni, 31 in realtà, ne faccio 32 domani, ma voi lo vedrete qualche giorno dopo. E volevo darvi appunto la mia opinione, adesso che sono un po' più grande, perché ho passato il periodo dell'adolescenza in cui mi sarei fatta 10 milioni di piercing, raccontandovi tutto quello che penso, che ho passato, eccetera, eccetera. Adesso vi parlo di tutti i piercing che ho, ne ho avuti altri che però vabbè non vi sto neanche a raccontare, e vi spiego i dolori, vi spiego se sono adesso favorevoli, se li rifarei o no, eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo prima di tutto delle orecchie, che in realtà non sono piercing questi qua, perché io ho tantissimi buchi perché sono stati fatti con la pistola. E i piercing invece è quando prendi l'ago e buchi dall'altra parte della pelle. Gli orecchini io sono una cosa che ho sempre adorato, anche i bambini, se hanno, cioè magari i bambini piccoli 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 che non possono scegliere, no, però nel momento in cui un bambino può scegliere se farli o no, per esempio io l'ho fatti a 6 anni 7 anni perché li ho chiesti io e li adoro, quindi gli orecchini sono tutti questi qua che vedete fino a qui. I primi buchi 2 volte, perché poi comunque ero piccola, mi facevano male a dormire, li ho voluti levare, poi li ho rifatti all'elementare, in terza elementare, in quarta elementare. Il dolore è un pizzichino, cioè è sopportabilissimo e poi specialmente riuscite a dormire. Contrariamente a più sali e più danno fastidio per dormire. Per esempio che primo, secondo, io qua ne ho mi sembra 5 o 6, poi ne ho uno che sto facendo chiudere qua da mesi perché appunto faceva male a dormire, quindi io non consiglio di salire più di tanto, ma magari il primo buco, il secondo buco, il terzo buco senza problemi, poi se potete lasciate perdere. Rimango sulle orecchie, ho fatto quest'estate questo piercing qua, che vedete è all'interno, e poi ne ho fatti 2 qua sopra. Problemi con questi piercing qua? Tantissimi ragazzi. Allora, questi qua, non mi ricordo adesso il nome, ma apparirà perché Andre sarà bravissimo e lo cercherà. Sì, sono difficilissimi da guarire, me l'hanno confermato anche un sacco di piercer e un sacco di persone che ce l'hanno. Io ce l'ho ormai da 11 mesi. Questo qua, un male ancora incredibile a dormirci sopra. Infatti non fatene mai 2 insieme perché sennò piangete. È difficile. Poi addirittura io avevo messo il cerchietto perché mi piaceva di più, ma col cerchietto ricordatevi che è sempre più difficile da far guarire un piercing. Quindi se potete tenete il brillantino per il più tempo possibile. Questo addirittura ne avevo 2, ho dovuto levarne uno perché si continuavano ad infettare a vicenda. Non ce la facevo più, il dolore era veramente tanto, quindi ne ho levato uno. Quindi all'orecchio ho questo qui, poi ho questo qua all'interno, e poi ne ho 6 o 7 qui. E da questo lato invece non ne ho fatti qui sopra, ma ho questi 5 qua. A me piace portare l'orecchino grande qui e poi tutti quelli piccolini. In un tempo portavo sempre gli anellini, poi ho messo quelli più piccoli. Alle orecchie ho anche i traghi, che io adoro personalmente, sono questi qua. Adesso ho dei cerchietti, ma ho comprato dei brillantini perché voglio cambiare un po', voglio mettere dei brillantini. E questi mi piacciono tantissimo su tutte le persone. Il male, ma neanche tanto. Cioè, lo senti perché è l'aghettino che passa. Guarigione, non mi ricordo che non appoggiavo per dormire, quindi non mi hanno dato alcun problema. Quindi, piercing alle orecchie, trago, vi dico di sì. Orecchini, sì. Questo interno e questo sopra, ho avuto problemini, quindi non so se li rifarei. Andiamo un po' in generale perché io devo ricordarmi dove ce li ho perché ne ho tanti. Ah, io ho, non vi scandalizzate, ma da tantissimi anni ho il piercing
ai capezzoli. Infatti su YouTube non penso si veda quasi mai, perché porto sempre il reggiseno, ma sulle storie di Instagram molto spesso si vede. Dolore, ragazzi, un dolore infinito, un dolore assurdo. Io non li ho fatti lo stesso giorno perché non avevo il coraggio dal male che ho patito nel farli. Sì, raga, poi vabbè, è soggettivo, però alla donna fa ancora più male, perché penso che abbiamo, sai, un sacco di terminazioni nervose. Sì, dolore assolutamente sì, guarigione più o meno. Io ci ho messo 6 mesi, 6 mesi, ma comunque dopo 10 anni ancora devo pulirli tutti i giorni, eh. Però io li adoro, mi piacciono tantissimo, quindi li ho voluti fare all'età di 20 anni, mi sembra, una cosa del genere, 21. Cerchiamo di capire. Ah, scusate, ho dimenticato questi. Io ne ho 2 alla lingua, anzi, prima della lingua, quel primo che ho fatto quando ero ragazzina in seconda media, il piercing al naso, che in realtà non è questo che vedete. Io avevo fatto un piercing in seconda media, sì, tenendo sempre il brillantino. Trovo che quello sia un piercing molto femminile, che sta bene anche alle adolescenti, diciamo, nel senso che rispetto a un piercing con la lingua, alla lingua, vedere una ragazzina di 12 anni, 13 anni che magari è un po' eccessivo, un piercing al naso trovo che stia bene. L'avevo fatto e poi l'ho fatto chiudere in prima superiore perché mi aveva un po' stufato. Poi era un po' moda, ce l'avevano tutti. E poi sono passati 10 anni, 15 anni che nelle foto si vedeva il buco. Perché ragazzi, i piercing lasciano il buco purtroppo. Quindi è inutile che la gente vi dice no, no, poi non si vede. Non è vero, i piercing sono dei buchi e lasciano i buchi. Quindi sapete, in tutte le foto mi dava fastidio. Così l'anno scorso, mentre ero in vacanza, ho detto vabbè, rifacciamoci il piercing al naso. Poi il piercing me l'ha fatto proprio dove avevo il buchettino dello scorso piercing, e quindi è sempre rimasto questo. Non l'ho mai cambiato e adoro il cerchietto. Cioè, se avete 12 anni, 13 anni, magari preferisco il brillantino che è un po' più semplice. Invece da un po' più grande mi piace il cerchietto. Allora, andiamo alla lingua. Non fate le cacate che ho fatto io, ve lo dico. Io ho fatto il primo piercing alla lingua a 22, 23, non lo so, non lo so. E ne ho fatto uno. E ragazzi, questo è un po' un trauma. Ah, il piercing al naso? No, ti esce la lacrimuccia, ma non fa male. Non fa per niente male. Devi solo tenere per qualche giorno quello un po' più grosso, che è brutto, ma poi li puoi cambiare. Quello alla lingua, ragazzi, fa male. Non tanto farlo, perché farlo non senti molto. Fa male dopo, perché la lingua si gonfia così. Non riesci a mangiare, fai fatica a parlare. Io sembravo veramente una con un sacco di problemi. E quindi fai magari 3-4 giorni a mangiare soltanto gelati, robe fredde, liquidi, e vabbè, poi ti passa, è come se non avessi niente. Però ho notato che quando avevo un piercing solo giocavo spesso, quindi mi rovinavo i denti. Infatti i dentisti dicono sempre non farlo, quindi nel caso lo facciate mettete sempre le palline buone, palline che non rovinano. E io perché ne ho fatti 2 o 3? In realtà ne avevo 3, adesso ne vedete 2, ma ne avevo 3 perché tutti ne avevano uno e non volevo averne come tutti. Sono sempre stata un po' così. E allora quel giorno lì ho deciso di farne altri 2, non uno, 2. Ne ho fatto uno davanti e uno dietro. Mi sa che io ho levato quello dietro, forse si nota da qua. Dovrebbe esserci un buchettino. E comunque sì, fino all'anno scorso, 2 anni fa, in tutti i video si sente che ho 3 piercing, perché perdevo la lettera S, la lettera F. Quindi vabbè, lasciamo stare. E però almeno adesso che ne ho 2 non ci gioco. Quindi da un lato sono contenta, perché diciamo che non sbatte quasi mai il piercing sul dente. Ogni tanto solo mentre mastico mi capita di prendere dentro. Ma consiglio spassionato di Sabri: se potete, evitate il piercing alla lingua, fidatevi. Poi che cosa manca? Questi li ho detti, questo l'ho detto, questi li ho detti, questi li ho detti, questi li ho detti. Ah, allora, l'ombelico. L'ombelico è un piercing che mi è sempre piaciuto sin da quando ero piccola, ma mia mamma non me l'ha mai fatto fare, non so perché. E l'ho fatto molto tardi rispetto a tutti gli altri, perché avevo già il canale, mi sembra. L'avrò fatto 3 o 4 anni fa, mi ha dato un sacco di problemi. Nonostante sia un piercing molto semplice, mi ha dato un sacco di problemi. Ah, prima di tutto vi dico che ce l'avevo sotto, infatti come potete vedere c'ho la cicatrice, perché anni fa l'avevo fatto sotto. Poi ho un giorno detto, ma no, non lo voglio più sotto, lo faccio sopra, e quindi l'ho cambiato. E davvero mi piace molto, mi piace sulle ragazze, mi piace tanto, perché lo trovo un accessorio molto carino. Tra l'altro volevo cambiarlo, adesso faccio vedere che ho comprato un po' di piercing. La guarigione è stata la palla, non guariva mai, cioè rispetto agli altri non guariva mai. Quindi se fate quel piercing prendete in considerazione il fatto che per un po' vi farà male, vi darà problemi, perché non guarisce sto dannato piercing. Ho chiesto a un sacco di persone e appunto la guarigione è abbastanza difficile, però vabbè. E ora arriviamo a loro, ragazzi, i microdermal. I microdermal sono dei brillantini che vengono
inseriti dentro nella pelle e esce fuori un gancio al quale tu avviti un brillantino. Vengono praticamente, si inseriscono nelle fibre della pelle. Io vi ho detto, quando ero adolescente ero un po' ribelle, un po' così, e quindi volevo sti cosi e me li sono fatti. Lasciate perdere, nel senso che sì, sono belli da vedere, poi ho visto che gente se li fa dentro nei tatuaggi, ma almeno lasciate perdere dove li ho fatti io, e adesso vi faccio vedere perché. Non so se li vedete, queste sono delle cicatrici che ho, guardate questa quanto è brutta, perché io le avevo fatti prima, non mi ricordo, uno, poi l'anno dopo l'altro, e effettivamente erano bellissimi. Il problema è che il punto che ho scelto mi prendeva sempre dentro nei jeans, cioè vedete che proprio sopra, sempre dentro nei jeans, i fili dell'accappatoio, quindi magari mi toglieva l'accappatoio, rimaneva dentro un cosino così, mi tirava e mi diventava rosso, dovevo mettere la crema, mi è andato un sacco di problemi, nonostante mi piacessero un sacco, infatti non li ho mai levati, perché solamente consigliando dopo 2-3 anni di levarli per evitare i rigetti. Io sono stata benissimo per 10 anni con questi piercing, finché l'anno scorso non ha iniziato a infettarsi uno di continuo, vedevo che non riuscivo a sistemarlo, allora qualche mese fa ho detto vabbè, vado a levarmeli e via. Sono andata da un piercer bravissimo, quello infettato mi è uscito plum, in un secondo, è partito via, non ho manco sentito il dolore. Quello non infettato, che si era infilato bene nelle fibre, ragazzi, che dolore, che dolore, mi ha fatto malissimo levarlo. E quindi non lo so, io vi parlo così perché sono sempre stata una ragazza che adorava i piercing, cioè sicuramente alcuni che ho me li rifarei, ve lo dico, anche se magari vi consiglio di non farli, ma vi consiglio di non farli per esempio per una questione di bocca, per i denti, per il dolore me li rifarei, però sì, ho voluto darvi ho voluto raccontarvi un po' questa cosa, perché magari siete lì, state pensando di farlo, vedete questo video qua e dite oh no, non lo voglio più. Non è che con i piercing siamo più belli, eh? No, assolutamente. Sono delle piccole cose che io ho sempre voluto e mi sono fatta. Però se potete, evitate. Magari al naso, alle orecchie, sono la prima a dirvi di sì. Se potete evitare gli altri. Io do solo consigli da una Sabri di 32 anni, che quindi ha fatto un periodo con questi piercing e vi può dire adesso come si sente, come se fosse più piccola, se li rifarebbe, bla bla bla. A proposito di piercing, mi sono comprata, anzi un po' sono di anni fa, questo qua lo portavo qualche anno fa per esempio, questo col cuore, me l'avete regalato voi, questo col sole, sono tutti i vostri regali, e poi mi sono comprata questi, che sono dei piccoli brillantini, perché volevo cambiarmi questi due qua. Questo qua l'ho cambiato ieri perché di notte ho perso la pallina e l'ho messo bianco, ma volevo metterlo rosa, ma è stato difficilissimo metterlo, quindi mi sa che lascerò quello. E volevo ricambiarmi quelli del, quello dell'ombelico, quindi penso che adesso lo andrò a fare. E niente, ragazzi, scusate se mi sono dilungata troppo, ma io penso che a molti di voi possano servire queste cose per capirci un po' di più, che magari sono lì a pensare lo faccio o non lo faccio. Consigli da sorella maggiore, che tantissimi di voi mi vedono come sorella maggiore. Quindi adesso vado a cambiarmi i piercing che ho, riflettete bene sulle mie parole e io vi mando un bacio. Se avete delle domande da farmi riguardo questo argomento, scrivetemi pure nei commenti o scrivetemi nelle domande di Instagram, che io quasi ogni sera faccio le domande di Instagram, quindi potete scrivermelo lì e io vi risponderò. Un bacio grande e ci vediamo domani con il prossimo video. Scusate se aggiungo questo clip, ma è successa una cosa che fa molto ridere. Vabbè, stavo cambiando i piercing, guardate questi, ho messo questi qua che carini, e stavo cambiando questo qua all'ombelico e non so perché, senza pensarci, ho levato l'altro, stavo mettendo il piercing, volevo farvi vedere questa roba. Dopo 4 anni, quello sotto è ancora aperto, quindi non è vero che i piercing non si vedono e non si chiudono. Sono passati 4 anni e io avevo sbattuto buco, il piercing sotto è ancora aperto.